La Spagna non fa sconti a nessuno, nemmeno alla Svizzera, 1-0 e tutti a casa. Alla fine vince la squadra che ha giocato meglio, più in verticale, meglio anche in fase di tiri sotto porta, più concretezza, più cinismo. La Svizzera ha tanto possesso palla, tanto gioco orizzontale, niente, poco niente invece in verticale, quindi quasi nessun tiro di fatto. De Gea si è sporcato i guanti giusto con un paio di diretti, qualche occasioncina così, quella, però niente di che alla fine, quindi vince con merito la Spagna, che sfrutta al meglio una papera clamorosa di Sommer nel primo tempo. All'inizio, di fatto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, la Spagna passa in vantaggio e questo vantaggio lo difende con le unghie e con i denti, ma neanche troppo alla fine, fino al 90esimo. Quindi la Spagna vince e si porta in testa a questo girone 4 della Nations League, dove a dominare ci sono gli spagnoli, seguiti dai tedeschi, poi gli ucraini e infine a chiudere la classifica, a chiudere il cerchio, ci sono gli svizzeri che oggi hanno riperso per l'ennesima volta. Poi mancano ancora delle partite, non è ancora finita ovviamente tutta questa competizione, neanche la fase, la prima fase, la fase preliminare, quella che poi porterà alle Final Eight, è finita per niente, alle Final Four, scusate. Però diciamo che il girone un po' si sta delineando e la Spagna per il momento in testa. Poi ovvio, la gara decisiva sarà quella contro la Germania tra qualche tempo, però per il momento la Spagna è comunque in un'ottima posizione. Oggi menzione d'onore, medaglia d'oro per Ramos, che ha fatto una grandissima partita. Quando, quelle poche volte che la Svizzera si è avvicinata alla porta di De Gea, c'è sempre stato Ramos a sventare ogni minaccia. Veramente un difensore strepitoso. Io non ho veramente parole per descrivere la classe, la tecnica, la tenacia di Sergio Ramos, che poi potrà anche essere antipatico per alcuni comportamenti, alcune scorrettezze, però dentro il campo è veramente un giocatore strepitoso, il miglior difensore del mondo insieme a Van Dijk, ma forse Ramos. Io, se dovessi prendere un difensore per una sola partita, prenderei Ramos più di Van Dijk. Poi ovvio, l'olandese è più giovane, quindi ha margini di miglioramento maggiori, però Ramos batte tutti in questo momento, secondo me anche a mani basse. Comunque, anche Ricardo Rodriguez non mi è dispiaciuto, a molti fa ridere e solo a pronunciare il nome si mettono a ridere, però a me non è mai dispiaciuto né ai tempi del Wolfsburg né a quelli del Milan, proprio il PSV non ha mai giocato, però oggi ha giocato bene, oggi ha fatto una bella gara ordinata, pulita, non aveva clienti facili su quella fascia, prima Navas e poi Traoré del Wolverhampton, che ricorderete e ricordate ancora adesso ovviamente, e per il fisico imponente, comunque molto molto robusto, eppure è riuscito molto bene a reggere la fase difensiva e anche a spingersi qualche volta un po' in avanti, anche se sappiamo benissimo, l'abbiamo conosciuto molto bene al Milan, il Ricardo Rodriguez del Milan è un Ricardo Rodriguez che non azzarda mai la giocata in avanti. Al Wolfsburg era tutt'altro tipo di giocatore, al Milan invece passaggetto corto, retropassaggio, piccolo scatto, niente, non ha mai usato, oggi infatti non ha neanche oggi usato, però diciamo che qualcosina ha fatto vedere, soprattutto in fase difensiva. La Svizzera alla fine paga un errore doppio, prima Xhaka e poi Sommer. La Spagna segna il gol del 1-0 con Oyarzabal, e bel gol alla fine, ragazzi, anche se l'errore del portiere svizzero è clamoroso, che tra l'altro il giocatore spagnolo, che oggi era punta titolare, poi è anche uscito dal campo, e so, a lungo ho cercato alcuni club italiani un po' meno blasonati, club comunque anche di alta classifica. È stato un obiettivo a lungo di molte squadre italiane e oggi si è un po' riscattato. Oggi si è un gol pesante, importante, anche se alla fine questa competizione viene da molti sottovalutata. E io adesso mi è venuto un po' un paragone lampo, la paragono, sì, la paragono, la comparo alla Coppa Italia. A nessuno importa niente, anche se poi la vinci, i dei privilegi alla fine te li dà, quindi diciamo è molto molto sottovalutata. E comunque, ragazzi, alla fine la Spagna vince con merito anche la Germania contro l'Ucraina. Comunque segnano Ginter, segna, ragazzi, anche Goretzka, segnano un po' di giocatori giovani tra le file dei tedeschi. La Germania, secondo me, è una delle più forti nazionali, nonostante la debacle di Russia di qualche anno fa, di 2 anni fa. Per me, alla fine, la Germania rimane una delle più forti in Europa. Io avrei scommesso tantissimo sull'Olanda per il prossimo Europeo se solo fosse rimasto Koeman. Adesso non mi ispira più come un tempo, però l'Olanda è veramente un, è
la cantera del mondo, è veramente la cantera del mondo, è quella squadra, quella nazione che sforna talenti calcistici pazzeschi, e la nazionale ovviamente li sa valorizzare bene in quel poco tempo che ha a disposizione. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Comunque la Spagna vince in maniera meritata, segna Oyarzabal. Ciao a tutti e buonanotte. Noi ovviamente ci vediamo domani con il post partita dell'Italia che dovrà affrontare la Polonia. Ciao a tutti.